I cinghiali continuano a rappresentare un grave problema, particolarmente per i territori del Catanzarese e del Vibonese. Stamane agricoltori e allevatori hanno protestato presso la cittadella regionale. Ad organizzare la manifestazione il Comitato per il contenimento dei cinghiali. Le conseguenze della presenza degli ungulati, spiegano ancora una volta gli agricoltori, sono la devastazione delle colture, pericoli per la viabilità e per la salute pubblica, rischio di trasmissione della tubercolosi dal cinghiale all'uomo. Noi purtroppo, Maierato era una zona dove si coltivava cereali, gran turco, grano, orzo, eccetera, eccetera. È scomparsa completamente questa cultura. Le poche aziende che sono rimaste stanno facendo i conti ogni anno sempre in negativo, quindi sono costrette a chiudere. Siamo costretti tutti a chiudere perché non possiamo andare avanti più. I manifestanti chiedono alla Regione Calabria, oltre che i risarcimenti per i danni subiti, milioni di euro nel corso degli anni, una soluzione efficace in tempi brevi. Prolungare il periodo della caccia al cinghiale, aumentare il numero delle squadre di selettori sono alcune delle proposte degli agricoltori. Certamente cerchiamo giorni più di caccia, le squadre per i selettori, ma soprattutto chiediamo che anche noi agricoltori, con permesso, con un porto d'armi, possiamo essere autorizzati a quantomeno a difenderci i nostri raccolti. Credo che la Regione Calabria in questo momento più che mai deve capire che bisogna aprire un tavolo di crisi legato ai cinghiali. Un tavolo che porti a una risoluzione che sia definitiva, perché questo tipo di problematica si rischia, come capita troppo spesso, che poi ci scoppi nelle mani, come suol dire, no? Quindi sarebbe preferibile non aspettare che succedano incidenti gravi, sarebbe preferibile non aspettare che ci sia diffusione di malattie che possono andare a incidere negativamente anche alla zootecnia, quindi cercare di trovare una soluzione in tempi brevi, prima possibile, che sia efficace una volta per tutte, perché la problematica legata ai cinghiali ha grandi sfaccettature. C'è da considerare che gli animali non sono più gli ungulati di una volta, quindi gli ungulati autoctoni calabresi, sono stati mescolati con altre razze, importati da altri paesi, quindi sono diventati animali più forti, più devastanti, più prolifici e quindi con tutti i rischi annessi e connessi a questa presenza numerica importante sui nostri territori.